Sembrerebbe che non vi sia possibilità di dialogo fra filosofia ed economia, nel senso che l'economia si muove su altri binari, altri interessi rispetto a quelli filosofici, e la filosofia, dal canto suo, sembra non titolata a parlare di questioni economiche. Però vi dico anche che forse, fin dal suo gesto originario, la filosofia esiste nello spazio pubblico, nell'agorà cittadina, dialogando con le altre discipline. La figura archetipica della filosofia, come ben sapete, perché l'avrete incontrata nei vostri studi liceali, è Socrate. Socrate dialoga continuamente nello spazio pubblico, sociale dell'agorà, interrogando le altre discipline. Nei dialoghi di Platone vi viene restituita l'immagine di un personaggio, Socrate, che è continuamente intento a interrogare gli altri saperi. Socrate dialoga con i generali, con i poeti, con gli uomini religiosi e così via. E la filosofia, forse, con Socrate esiste strutturalmente nel dialogo con le altre discipline. Quindi già per questo primo nobile, diremmo, motivo, la filosofia può con diritto cercare un dialogo con l'economia. Ecco. Anche alla luce del fatto che forse oggi si può, a giusto titolo, dire che l'economia è la scienza del nostro tempo, almeno così si presenta e viene presentata, ecco, come l'orizzonte di senso generale nel quale ci muoviamo. In fondo l'economia e la figura dell'economista in primis diventano in qualche modo le scienze del nostro tempo, o forse anche, si potrebbe dire con un taglio più critico, diventa una sorta di teologia indiscutibile oggi l'economia, se ci pensate, no? Le formule di cui è intriso il linguaggio economico, o più in generale la vita economica, sono tutte formule che nemmeno troppo velatamente rimandano a un orizzonte di senso di ordine teologico. Pensate ad esempio a quell'espressione che continuamente ricorre nel lessico tanto degli economisti quanto dei politici: ce lo chiede il mercato. No, l'avrete sentita questa espressione, che rimanda nemmeno troppo indirettamente, dicevo, alla vecchia formula religiosa: ce lo chiede Dio, no? Che è una volontà imperscrutabile che giunge dall'alto e che può soltanto essere assecondata. Ma poi pensate a tutta la retorica dei sacrifici, ad esempio, no? I sacrifici che l'economia ci chiede. Ma poi pensate ancora a formule apparentemente casuali, ma in realtà di chiara derivazione religiosa, come i paradisi fiscali, per dirne una, no? Cioè il lessico economico è fortemente impregnato di fondamenti teologici. Ecco, l'economia oggi è la scienza, l'orizzonte di senso, vorrei dire, nel quale ci troviamo a operare. Però il problema è che a questo punto voi potreste giustamente dirmi: benissimo, ma allora convochiamo gli economisti a parlare. Perché deve essere chi si occupa di filosofia a parlarci di economia e del rapporto tra filosofia ed economia? Beh, io risponderei a questa giusta e sensata domanda specificando che, in fondo, se voi interrogate gli economisti, in qualche modo non cogliete mai l'essenza dell'economia. Gli economisti partono da presupposti, da postulati, e su quelli costruiscono il loro discorso. Mancano di quello sguardo critico, problematizzante, se volete, che è tipico invece della filosofia. Ecco, l'essenza dell'economia sfugge strutturalmente al discorso dell'economista. L'economista ragiona su leggi economiche, ragiona all'interno di un ordine del discorso già costituito, potremmo dire. Non interroga mai i fondamenti stessi del senso dell'economia, potremmo dire. Ecco, il vecchio argomento socratico con il quale si difendeva la superiore saggezza della filosofia può tornare di un qualche interesse ora, se pensate al fatto che Socrate nei dialoghi platonici dice: ma in fondo la filosofia è superiore rispetto alle altre scienze perché è l'unica che non parte da postulati indiscutibili, ma discute tutto, financo i propri postulati, sottopone a un dialogo costante ogni fondamento, non dà nulla per scontato, problematizza anche ciò che è ovvio. E per queste ragioni forse può essere utile lo sguardo del filosofo, lo sguardo critico della filosofia. Tanto più che la filosofia non può non occuparsi dell'economia, potremmo anche dire, questa volta interpellando non più Socrate, ma un altro grande eroe del canone filosofico occidentale nel quale vi sarete imbattuti o vi imbatterete negli anni a venire, che è Hegel. Hegel, quando definisce la filosofia nei lineamenti di filosofia del diritto, 1821, ne dà una definizione che merita di essere ricordata. La filosofia, dice Hegel, è il proprio tempo appreso nel pensiero. Il proprio tempo appreso nel pensiero. Cosa vuol dire? Vuol dire che la filosofia pensa
o se preferite traduce in concetti il proprio tempo storico. È una riflessione critica, concettuale del proprio orizzonte storico. Ora, se questa definizione di Hegel può essere accettata, dobbiamo di conseguenza sostenere che se la filosofia è il proprio tempo appreso nei concetti, a maggior ragione oggi la filosofia deve occuparsi dell'economia, proprio perché l'economia è il nostro tempo. L'economia è, potremmo dire, come ho già detto, la sorgente di senso in cui ci troviamo a vivere. Tutto diventa, e qui non è un giudizio etico, morale, valoriale, è un dato di fatto, è un riscontro, potremmo dire. Il fatto che l'ordine del discorso economico sia onnipervasivo, voglio dire. Cioè diventa, come dire, il medium necessario per pensare la realtà. Pensate a formule che magari anche voi avete utilizzato o comunque sentito e che vi sembrano anodine, neutre, che in realtà non lo sono affatto. Ad esempio, voglio dire, il fatto che voi siate giudicati secondo un sistema di debiti e crediti rivela il fatto che esattamente il discorso economico finisce per invadere anche l'ambito della formazione. O anche il fatto, se ci pensate, che per la scelta dell'università vi chiediate o veniate indotti a chiedervi quale sarà il riscontro in termini di utilità lavorativa dopo, non è una domanda neutra. No? Se ci pensate, mica i discepoli di Socrate andavano da Socrate per poi trovare lavoro e far carriera nella società, o nessuno si andò mai a iscrivere all'Accademia di Platone in vista di un buon lavoro redditizio dopo, o al liceo di Aristotele. Cioè, appunto, l'ordine del discorso economico è onnipervasivo, ma pensate a tutta una serie di espressioni di uso comune ormai, il capitale umano, cioè la riduzione dell'umano a pura variabile dell'economia capitalistica. O pensate ancora agli investimenti affettivi, no? La dimensione che è massimamente distante dall'ordine economico, la dimensione della generosità e dell'altruismo più gratuito, quella della passione amorosa ridotta al gelido calcolo degli investimenti dell'economia. O pensate ancora, si parla di questioni odierne, al tema che appunto passa quasi inosservato, la discussione sull'utero in affitto, no? Cioè appunto parti del corpo messe in affitto, come se appunto si fosse merci a tutti gli effetti. Questo per dire appunto che il discorso economico è effettivamente onnipervasivo. Ecco, la filosofia deve anzitutto problematizzare, forse una definizione possibile tra le tante, ne ho già ricordata una di Hegel, ma una definizione possibile fra le tante della filosofia potrebbe essere proprio questa: problematizzare l'ovvio, restituire alla discussione critica ciò che in forza dei pregiudizi, in forza dei postulati su cui le altre discipline si reggono e lavorano, è sottratto alla libera discussione critica. Ecco. Significa appunto restituire alla discussione critica ciò che solitamente è sottratto ad essa. Se volessimo esprimerci con i versi di un grande poeta del Novecento, Bertolt Brecht, potremmo dire: ciò che accade sempre non trovatelo normale. Quindi restituite alla discussione critica razionale ciò che invece si presenta come normale fisiologico. Ecco allora che, applicato al discorso economico, questo discorso ci porta anzitutto a problematizzare il senso dell'economia, di quello che sta accadendo. Ci porta anche a sollevare una domanda che gli economisti hanno una qualche reticenza a porre. Ma quando parliamo di economia, di cosa stiamo parlando? Di quale economia? Perché in fondo, se voi ascoltate, prestate ascolto al discorso economico dominante, ne ricaverete l'impressione che esista un'economia, quella basata sullo scambio di merci, sulla crescita dei profitti, quella di tipo di libero mercato, potremmo anche definirla, capitalistica se volete, di libero mercato, e pensate poi che quella sia l'economia, come se da sempre l'umanità si fosse orientata secondo quei criteri economici e per sempre fosse destinata a orientarsi secondo quei criteri. Ecco, lo sguardo filosofico deve invece problematizzare esattamente questa affermazione. Di economie ce ne sono state tante diacronicamente lungo il corso della storia, e anche nel nostro presente vi sono in simultanea, potremmo dire, realtà diverse. Certo, l'economia di mercato è ormai ampiamente dominante, ma vi sono altre forme di economia in più o meno remote aree del mondo: economie del dono, economie del baratto, economie, comunque vogliamo definirle, sottratte
alla prestazione del libero scambio di merci. Ecco, ad esempio, se noi volessimo storicamente, unendo fra loro filosofia ed economia, interrogarci sul senso dell'economia presso i greci, ecco, possiamo ben farlo in un liceo classico, almeno finché esisterà il liceo classico, perché non è difficile prevedere che, anche complice l'ideologia oggi martellante, che verrà rimosso prima o poi, perché dà fastidio il liceo classico, no? Perché il liceo classico produce identità culturale, spessore critico, produce altre forme di conoscenze e di pensiero rispetto a quella dell'economia, appunto. Se studiate i greci vi accorgete dello scarto immenso che c'è fra i greci e noi. I greci erano quelli che producevano le tragedie e la filosofia, non erano quelli che si proiettavano nell'ambito dello scambio e basta. Ecco, i greci sono una fonte eterna di cultura e di ispirazione, quindi rimuovere il liceo classico significa tagliare le teste pensanti dei giovani e produrre di fatto dei puri calcolatori. Ecco, dei puri calcolatori. Oggi è il tempo in cui non si pensa ma solo si calcola, e voi siete dei privilegiati perché ancora pensate, facendo il liceo classico. Ciò detto, se noi torniamo alle radici della nostra cultura, alla cultura classica e greca, qual è l'immagine dell'economia che hanno i greci? I greci hanno parlato di economia, sì o no? Certo che sì, ma di un'economia diversa rispetto a quella di cui parliamo oggi. Noi quando diciamo economia, disinvoltamente intendiamo l'economia di libero mercato. Dout des, assiomatica dell'utile. Io ho bisogno della merce X, vado da chi può vendermela, la compro, e la società esiste tramite questo egoismo generalizzato, questa insocievole socievolezza, la chiamerà Kant. Cioè ciascuno è un atomo egoista, secondo l'economia di mercato, che però ha bisogno degli altri per esistere, quindi la società nasce come unione degli egoismi. Un grande filosofo ed economista, quando le due figure ancora in qualche modo convergevano, Adam Smith, nel secolo dell'illuminismo, 1776, pubblicherà un testo fondativo dell'economia moderna, La ricchezza delle nazioni, e tratteggerà esattamente questa cifra dell'economia di mercato dicendo io ho la birra, la carne, il pane, non per via della bontà del birraio, del fornaio e del panettiere, ma proprio in ragione del loro egoismo. Io stesso mi rivolgo ad essi esclusivamente su ragioni egoistiche, per ragioni egoistiche. E lui mi dà ciò di cui ho bisogno per ragioni egoistiche. Ciascuno di noi persegue il proprio interesse personale, ne scaturisce una relazione basata su egoismi che fa sì che la società si regga nella sua forma. Ecco, ma questa è una forma specifica di economia. Per i greci non era così. Se noi ci riferiamo, ad esempio, a quello che forse è il testo filosoficamente più interessante sull'economia dei greci, addirittura uno studioso del Novecento l'ha definito l'invenzione dell'economia, la politica di Aristotele, sto dicendo, troviamo lì una trattazione piuttosto esplicita di cosa sia l'economia. Aristotele, nel quale si condensa, potremmo dire, la massima coscienza del popolo greco e anche il momento culminante della polis, ormai sulla via del declino, Aristotele ragiona su che cosa sia l'economia. Cos'è l'economia? Aristotele dice due sono i tipi di economia, due tipi ve ne sono, e usa due espressioni, oikonomiche tecne, che potremmo liberamente tradurre tecnica economica o anche arte economica, in ragione del fatto che, come sapete, noi distinguiamo fra tecnica e arte, per i greci erano espresse nell'unica parola tecne, che vuol dire tecnica e arte, appunto. O economiche tecne, la tecnica, l'arte economica, è la prima, e poi c'è la seconda forma, che è la crematistiche tecne, tecnica crematistica, potremmo chiamarla. Come sapete, ta cremata sono i beni, le ricchezze. Qual è la differenza fra queste due economie? Aristotele è molto chiaro su questo punto. Lo economiche tecne è la tecnica dell'economia domestica, potremmo dire, dell'economia basata sul soddisfacimento dei bisogni della polis, di quella coinonia, di quella comunità cittadina, nella quale deve sempre prevalere, come sapete, il giusto mezzo, mesotes, la giusta misura, il giusto mezzo. Tutta l'etica e la politica di Aristotele sono incardinate su questo concetto che forse a ben vedere
è quello che più condivide con il maestro Platone, l'idea di giusta misura. L'etica di Aristotele, sapete, è sempre un'etica della giusta misura, il giusto mezzo rispetto agli eccessi. Il coraggio è agire secondo giusta misura, evitando l'eccesso dell'arditezza o della vigliaccheria. La generosità è giusto mezzo rispetto alla dilapidazione del patrimonio o alla taccagneria, potremmo dire. Sempre giusto mezzo. E anche nella politica, badate bene, è la categoria del giusto mezzo a tracciare il senso del discorso aristotelico. La giusta polis è quella che non è né troppo grande né troppo piccola, è quella che non ha né troppi abitanti né troppo pochi, è quella che ha abitanti né troppo ricchi né troppo poveri. Si può ricordare a questo proposito, ed è un autore che Aristotele cita spesso nei suoi testi, il detto di Talete. Una volta Talete venne interrogato su quale fosse la polis migliore e così rispose: quella i cui cittadini non sono né troppo ricchi né troppo poveri, giusta misura. E in economia come si traduce questo discorso? Appunto nella valorizzazione della oikonomiche tecne. La tecnica economica è quella che mira al soddisfacimento dei bisogni finiti della polis. Ha come obiettivo il provvedere ai bisogni di quella famiglia più estesa che è l'oikos cittadina. La comunità in Aristotele si struttura a partire dalla famiglia come primo momento della comunità. Nasciamo già in una comunità, la famiglia, padre, madre e figli. E poi questa comunità si estende nella misura in cui i figli, crescendo, escono dalla famiglia, accedono a quella famiglia più grande che è la polis, la coinonia della polis, nella quale deve vigere in qualche modo una norma economica simile a quella dell'oikos domestico. Nell'oikos domestico si produce per soddisfare bisogni, si produce di modo che i bisogni umani, fame, sete, bisogni di vestiario e quant'altro, vengano soddisfatti. Per questo, dice Aristotele, questa tecnica economica è del tutto kataphysin, secondo natura, perché risponde a bisogni finiti dell'oikos. Vi è invece un'altra forma economica che Aristotele demonizza, che è la forma, come dicevo prima, della crematistiche tecne, quella che produce ta cremata, i beni. Se la prima, l'oikonomiche tecne, ha come orientamento teleologico la produzione di beni per soddisfare i bisogni e quindi ha come cardine del proprio agire l'uomo, i bisogni umani, la seconda, la crematistiche tecne, mira invece a produrre beni. Il suo obiettivo non è soddisfare bisogni, ma generare ricchezza fine a se stessa. Crescere illimitatamente. È negativa in quanto tale, non solo perché subordina l'uomo rispetto a un processo intimamente disumano, la crescita fine a se stessa, ma è anche paraphysin, dice Aristotele, contro natura, perché è una forma del cattivo infinito, diremmo con Hegel, dell'illimitatezza. Per i greci, come sapete, l'illimite è sempre marchiato in negativo. Pensate ai pitagorici, no? La prima coppia pitagorica era quella limite-illimite, dove l'illimite era il negativo. L'idea dell'aritmos, il numero nei pitagorici, non è solo un'idea matematica, come se i pitagorici fossero dei matematici da dipartimento di matematica universitario. Erano dei legislatori sociali, come tutti i filosofi greci, erano operativi all'interno della loro polis, Crotone, e con l'aritmos, la giusta misura, il numero come elemento per istituire le giuste proporzioni sociali, cercavano di istituire la giusta misura, in maniera, potremmo dire, calcolata, all'interno dei rapporti della polis. Ma poi pensate anche, in fondo, a tutte le tragedie greche. Le tragedie greche, tutte diverse fra loro, sia chiaro, si reggono in fondo su un dispositivo concettuale analogo, che è quello del giusto limite violato. Sono tutte tragedie che scaturiscono dall'incapacità umana di persistere nel limite, scaturiscono sempre da una violazione del giusto limite. Pensate ai persiani, Eschilo, i persiani sono coloro che violano la misura, addirittura in forza del prevalere della hubris, della tracotanza, vogliono porre un ponte
sul mare. No? Violano il giusto mezzo. Ma pensate anche, per dire un altro caso di tragedia greca, pensate all'Aiace di Sofocle. Aiace è colui che viola il giusto limite perché non riconosce l'autorità degli dèi. Con la sua ibris vuole essere lui solo a vincere sui nemici. Non ha bisogno di dèi, si sente onnipotente. E quindi scaturisce poi la tragedia. Poi la tragedia dell'illimitatezza per antonomasia è Edipo, ovviamente, che pecca per più volte di illimitatezza, al cospetto della Sfinge, quando pretende di tutto sapere, al cospetto del padre che viene appunto ucciso. Il padre è la misura, è il limite, è l'immagine stessa del limite, il padre. Il padre dice cosa puoi e cosa non puoi fare. Anche Ulisse, quando ritorna a Itaca, è l'immagine della misura che torna a porre un freno al dilagare della notte dei proci, della smisuratezza del godimento totale. E poi, terzo momento edipico dell'illimitatezza, il rapporto incestuoso con la madre, cioè il venir meno di ogni limite, no? Il godimento incestuoso con la madre. Ecco, Aristotele ha ben presenti naturalmente tutte queste espressioni, queste realizzazioni dello spirito greco. Già Platone le aveva ben presenti. Il Filebo di Platone, per inciso, è tutto un dialogo costruito sull'idea del giusto mezzo. Ecco, e quindi demonizza questa forma di economia basata invece sulla illimitatezza, potremmo dire. Ecco, questa forma di economia basata sulla illimitatezza, che Aristotele qualifica come crematistiche tecne, è di fatto quella che invece si impone nella modernità fino a oggi. I greci, ma anche se volete il mondo medievale, pur con delle diversità notevoli peraltro, si orientano intorno a un'economia che con Aristotele si chiama oikonomiche tecne. Se voi prendete nel Medioevo la Summa teologica di Tommaso d'Aquino, che non a caso è stato detto essere colui che ha battezzato Aristotele, cioè colui che ha reso compatibile il discorso aristotelico con la rivelazione cristiana, e Tommaso d'Aquino, muovendosi in un orizzonte di tipo aristotelico, teorizza come fondamento della vita politica il bonum commune. Cioè l'economia deve avere come obiettivo il bene comune della civitas, della communitas. Il sovrano, in fondo, ha come obiettivo quello di rispettare, di far rispettare questo. E nel far questo il sovrano obbedisce alla legge di Dio, perché è legge divina quella per cui gli uomini, in quanto figli di Dio, debbano avere parti dignitose all'interno della communitas. Il sovrano che invece perseguisse solo il proprio interesse personale, a scapito della communitas, sarebbe detto allora tiranno, e contro di lui sarebbe lecita addirittura, dice Tommaso d'Aquino, la perturbatio, cioè lo sconvolgimento, addirittura il tirannicidio è legittimato. Disobbedienza, si potrebbe dire. No, risponderebbe Tommaso. Il disobbediente è il tiranno che non obbedisce alla legge di Dio. Chi lotta contro il tiranno obbedisce alla legge di Dio e quindi è colui che ristabilisce l'ordine. Quindi bene comune contro un'economia invece basata sull'utile individuale. Ecco, il paradosso, se volete, che è quello che gli economisti mai fanno emergere, sta nel fatto che noi oggi chiamiamo economia, se ci pensate, ciò che Aristotele avrebbe chiamato crematistica. Da Adam Smith, ma anche prima in fondo, in avanti, noi chiamiamo economia esattamente ciò che Aristotele avrebbe chiamato e condannato come crematistica. Perché quando Adam Smith, nella Ricchezza delle Nazioni, definisce l'economia, intanto non prospetta più una molteplicità di tipi di economie possibili, cosa che invece la saggezza di Aristotele fa, ma prospetta invece un'unica forma di economia, l'economia, innalzandola quindi a sola economia possibile, o se volete a economia naturalizzata, e la chiama economia. Ma in realtà quella di Adam Smith è la crematistica, perché l'obiettivo per Adam Smith non è quello di soddisfare i bisogni della comunità, ma è quello appunto di perseguire ciascuno il proprio utile personale, la propria crescita individuale, nella convinzione che poi, perché Adam Smith, a differenza dell'odierno, diciamo,
coro dei pensatori neoliberisti, è un autore che ha a cuore anche il destino della comunità. E come salva Adam Smith la comunità? Nella convinzione che dal perseguimento dell'interesse individuale, dell'egoismo individuale, scaturisca poi un benessere comunitario diffuso. La mano invisibile, dice Adam Smith. Ciascuno persegue il proprio interesse e poi, invisibile, imperscrutabile, una mano del mercato, una mano invisibile, invisible hand la chiama Adam Smith, redistribuisce da questi vizi privati le pubbliche virtù, fa in modo che si crei un'armonia sociale all'interno della comunità. Vedete qui peraltro quello che già vi dicevo, cioè che fin dal suo sguardo originario il discorso economico ha in sé le tracce di un discorso teologico, perché in fondo questa mano invisibile, che altro è se non la provvidenza cristiana proiettata nell'immanenza, cioè nella concretezza terrena degli scambi mercantili, no? La provvidenza del mercato potreste anche chiamarla, la mano invisibile. Ecco, in questo modo abbiamo inaugurato con Adam Smith, possiamo assumere a giusto titolo come paradigmatico di questa vicenda, l'economia in senso odierno, con mille variazioni, intendiamoci, rispetto ad Adam Smith oggi il discorso. Però quello che voglio farvi notare è che noi chiamiamo economia una forma possibile di economia che la saggezza di Aristotele aveva, potremmo dire, con lungimiranza, ante litteram, visto come possibilità, la crematistica, che Aristotele, figlio della cultura greca, aveva denunciato. Per un greco sarebbe stato, come dire, una contraddizione, un'assurdità ammettere l'illimitatezza come forma esistenziale. Forse avrete fatto caso al fatto che quando i greci pensano le pene inflitte dagli dei immortali, le pensano sempre come pene dell'illimitatezza. Sisifo, Tantalo, Prometeo, sono condanne del sempre oltre, del sempre di più, mentre invece la vita giusta è quella secondo una linea che unisce autori più diversi fra loro, poleis le più distanti fra loro, periodi storici i più distanti fra loro. In fondo, che cosa possono avere in comune i sette savi ed Epicuro, che vive già nell'epoca dell'ellenismo? Sui manuali vi diranno: Epicuro, i sette savi erano pensatori della società. Epicuro è un pensatore che abbandona la politica, si ritira nel suo giardino. Però hanno una cosa in comune sicuramente, forse anche più d'una, l'idea della giusta misura. I sette savi continuamente ripetono che la essenza della vita cittadina deve essere quella della giusta misura. Nulla di troppo, meden agan, metron ariston, la misura è la cosa migliore. La frase di Talete anche che ricordavo prima. Un'altra frase che torna di una qualche attualità nell'odierno scenario globale. Garanzia reca sventura, cioè il debito crea sventura al debitore. Pensate ai drammi odierni, no? In cui con il sistema dei debiti si creano veri e propri default degli stati. Fino ad arrivare a Epicuro, apparentemente distantissimo da questo orizzonte di senso, ma che altro è il discorso di Epicuro se non una grande dietetica, un discorso basato sulla giusta misura come criterio orientativo dell'esistenza. La giusta misura, cioè appunto il godimento inteso non come piacere cinetico, secondo le modalità fuorvianti di intendere l'epicureismo, ma come edonè catastematica, cioè stabile, basata sul soddisfacimento, diremo sulla oikonomiche tecne in questo senso, sul soddisfacimento di bisogni naturali e necessari. Invece l'economia odierna è la negazione di questa aurea norma di Epicuro, perché non mira a soddisfare i bisogni naturali e necessari, ma mira invece a soddisfare quelli che Epicuro avrebbe chiamato né naturali né necessari e che noi potremmo chiamare i desideri creati dalla pubblicità, i desideri come, potremmo dire, promesse di felicità sempre rinviate. In fondo l'economia o economiche tecne si basa sui bisogni naturali e necessari, diremmo con Epicuro. L'odierna economia di mercato, dopo Adam Smith, si basa sui desideri. Qual è la differenza? Che i desideri
non si soddisfano mai, continuamente sono rilanciati in avanti e quindi inducono a produrre, a consumare. Ogni tappa è sempre provvisoria in vista di nuovi desideri. Pensate al sistema della moda, no? Con cui si decreta appunto fuori moda la merce che ancora potrebbe funzionare benissimo per indurvi a produrre, a consumare. Pensate anche solo al sistema di quella che viene detta la civiltà dei consumi, no? Che appunto all'apparenza vuole soddisfare i vostri desideri e segretamente invece persegue l'obiettivo opposto, che i vostri desideri non siano mai soddisfatti pienamente, di modo che sempre di nuovo continuate ad acquistare nuove merci per cercare una soddisfazione sempre rinviata. Ecco, potrebbe sembrare radicale questa contrapposizione fra mondo premoderno e mondo moderno. Vi imbatterete in essa anche in un autore che so che farete prossimamente, che solo cito di passaggio, che è Carlo Marx, Il Capitale di Carlo Marx, testo anche qui economico o filosofico? Io direi testo di un filosofo che si è occupato criticamente di economia. Sarà vero quello che dico? Forse sì, se il sottotitolo di quest'opera è Critica dell'economia politica. Critica dell'economia politica, quindi non è un testo economico ma di critica e quindi di filosofia critica rispetto all'economia. Ecco, nel primo libro del Capitale, intanto Aristotele è l'autore più citato da Marx, quindi un greco, il greco per eccellenza. E in secondo luogo Marx traccia due possibili tipi di economia, che sono quelle di Aristotele in fondo. Marx lo fa tramite formule economiche. Vi è un'economia che mira a soddisfare i bisogni, che è quella greca di fatto, che Marx esprime con la formula MDM, merce, denaro, merce. Si parte dalla merce, la si vende, si ottiene denaro e con quel denaro si ottiene altra merce. È una circolarità dell'economia, potremmo dire, per cui il passaggio al denaro serve solo per soddisfare poi i bisogni, per avere altra merce da utilizzare. Circolarità, soddisfacimento di bisogni finiti. Nell'economia moderna, dice Marx, a base capitalistica, subentra un'altra formula, crematistiche tecne, diremo con Aristotele, DM di 1, da cui poi seguirà D2, D3, D4 e così via all'infinito. Cosa vuol dire? Si parte dal denaro, si acquista merce e con quella merce si ottiene più denaro di quello che si aveva in partenza. E poi da lì si acquista altra merce, la si scambia con altro denaro, che sarà ancora maggiore, e così via. Infinitamente. Perché la logica della crematistica e tecne, e poi dell'economia di mercato, è quella della illimitatezza, del sempre di più. Addirittura Marx nel Capitale prova a immaginare una diversa, o meglio un'evoluzione di questo tipo di economia, che è quello che abbiamo sotto i nostri occhi oggi, l'economia finanziaria, che è quella non più mediata dal lavoro e dalla merce, è quella in cui direttamente si passa dal D1, D2, D3, D4, D5, cioè crescita del denaro senza passare dal lavoro umano e dalle merci. Ecco. Quindi per dire come forse rivolgersi ai filosofi può essere di una qualche utilità. Se volessimo ancora dire una cosa importante, ce ne sarebbero mille da dire, però voglio limitare il discorso ad alcuni punti che ritengo particolarmente rilevanti. Se volessimo dire un'altra cosa importante, potremmo dire che tutte le forme di economia, prima di quella moderna, quindi quella medievale, quella romana, quella greca, quelle orientali anche, che sono diverse e non ho la conoscenza adeguata per parlarvene, ma questo posso dirlo con sicurezza, erano diverse da quella odierna, di tipo capitalistico, e condividevano invece questo aspetto con quella greca, per il fatto che erano sempre economie in cui il momento economico, diciamo così, stava all'interno della comunità, stava all'interno del tessuto sociale. Cioè l'economia andava a soddisfare bisogni umani. Era un momento interno alla riproduzione complessiva della società. Ecco. Nella moderna economia, invece, cosa avviene? Avviene che, per così dire, il momento economico tende sempre più marcatamente ad autonomizzarsi rispetto alla società. Non è più una funzione della società, ma prende a diventare qualcosa di autonomo a cui la società deve essere subordinata nel suo complesso, in tutte le sue funzioni, culturali, politiche, giuridiche. Tende in qualche modo effettivamente l'economia a innalzarsi a nuova divinità, monoteismo dell'economia potremmo chiamarlo.
Un autore importante, che solo cito di passaggio, Karl Polanyi, ha sostenuto che l'economia di mercato moderna è la prima in cui l'elemento economico non è più embedded, incorporato all'interno della società, ma si svincola, si autonomizza appunto, diventa una divinità a cui tutto il resto deve essere subordinato. Ed effettivamente è quello che sta avvenendo oggi in misura incredibilmente più massiccia rispetto ai tempi di Adam Smith prima, di Hegel poi e di Marx, perché appunto tutto oggi finisce per essere subordinato rispetto all'economico, debiti e crediti nelle scuole, ma poi pensate anche alla politica. Oggi uno dei grandi temi su cui la filosofia politica deve riflettere, è chiamata a riflettere, è proprio quello della sparizione della politica, o se preferite della sussunzione della politica sotto l'economia. Un tempo i politici e la politica si distinguevano per visioni del mondo alternative, diversificate. Il fatto che vincesse una forza politica in luogo di un'altra non era estemporaneo, non era qualcosa di irrilevante, perché a seconda della forza politica che andava al governo si producevano tipi di politica differenti. Se andava una forza di sinistra faceva una politica più attenta al sociale e alle classi più deboli, se andava una politica di destra faceva una politica di altro tipo. Oggi invece viviamo nel tempo in cui, come dire, le forze politiche sono esse stesse subordinate al discorso economico. I politici continuamente ripetono non esistono alternative, proprio perché l'unico paradigma che sembra possibile è quello dell'economia di mercato, che non può più essere discussa nemmeno, no? Se ci pensate. Questo è un tema molto, molto importante, ma ad esempio questo tema sarebbe stato assurdo per un greco, no? Per un greco era impensabile che l'economia stesse al di sopra della politica, ma anche ancora fino ai tempi di Hegel, se ci pensate. Cito Hegel perché so che l'avete affrontato recentemente. In Hegel l'eticità cosa prevede? Prevede, ridotta all'osso, che la politica, lo Stato, stia al di sopra dell'economia. Vi è una riconosciuta egemonia della politica sull'economia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'economia ha diritto di esistere, esiste nella misura in cui risponde alle esigenze concrete della società. Ciò che significa per Hegel quello che noi oggi chiamiamo welfare state, ad esempio, il fatto che certi diritti fondamentali degli individui, istruzione, sanità se volete, non possano essere rimessi alle logiche del mercato e dell'economia, perché se ciò avvenisse si produrrebbe quelle che Hegel chiama le tragedie nell'etico, cioè le dissoluzioni della comunità, l'accumularsi di ricchezze immense nelle mani di pochi e l'impoverimento di una gran massa che finisce per essere privata anche dei suoi diritti più elementari. Hegel vedeva questo essenzialmente come fenomeno che stava crescendo nell'Inghilterra del suo tempo, dove la massa dei poveri era sempre crescente. E contro questo Hegel ha come ricetta l'idea di uno Stato che controlli l'economia. Che controlli l'economia. Certamente parlare di economia pianificata oggi fa rabbrividire, perché nel Novecento ha prodotto quello che ha prodotto, però anche parlare di economia libera, come oggi si dice, dovrebbe far rabbrividire altrettanto se si considera gli effetti catastrofici che ne stanno scaturendo. Dall'89 ad oggi, quando c'è questo modello di economia sempre più massicciamente si è imposto come l'unico a livello ideologico, sempre più si sta producendo quello che Hegel aveva paventato, cioè l'arricchirsi illimitato di pochi e l'impoverirsi di massa dei più. Ciò che Hegel aveva con lungimiranza criticato, ciò che a dire di Talete segnerebbe la polis più ingiusta di tutte, quella con moltissimi poveri e pochissimi straricchi. Ecco, vedete che quando si parla di economia, e con questo mi avvio alla conclusione di modo che vi sia anche un po' di dibattito eventualmente, quando si parla di economia si parla molto di più che di economia, si parla di società, si parla di dimensione simbolica e culturale. La domanda che uno potrebbe porre è: ma
l'uomo è in quanto tale economico oppure no? Perché noi moderni pensiamo che l'uomo sia in quanto tale homo economicus, ma forse non è stato così. Ci sono state società in cui c'era la forma dono, ad esempio. Tema molto importante nella filosofia novecentesca e contemporanea è la figura del dono. Il dono spezza il criterio dell'economia di mercato. È gratuito, appunto. Non c'è il dout des, ma anche il baratto. Altre forme economiche nel senso aristotelico, ma non economiche nel senso di Adam Smith, potremmo dire. Ecco. Quindi vedete che è un discorso che sarebbe sbagliato, credo, lasciare ai soli economisti, con i quali bisogna certo dialogare, perché sono loro a insegnarci come funziona l'economia di mercato, quali sono le sue leggi. Però, come dire, restano sempre all'interno di questo paradigma e non riescono mai a guardarlo da fuori, potremmo dire. Non riescono mai a chiamarsi fuori rispetto a questo modello. Restano un po' sempre come nella caverna platonica i prigionieri, interni e non in grado di comprendere che c'è anche un mondo esterno rispetto alla caverna. Del resto il paradosso della caverna è che puoi comprendere cosa sia solo da fuori. Finché sei dentro non sai nemmeno di essere in una caverna. Ecco, il discorso degli economisti è un po' di questo tipo. È un discorso sull'interno della caverna fatto da chi sta dentro e non riesce a vedere da fuori. Quindi è molto preciso, puntuale, fondamentale per capire come sia la caverna, ma non ci aiuta mai a guardare la caverna in prospettiva da fuori. Chi la guarda da fuori la vede in maniera molto più imprecisa sicuramente, ha molta meno cognizione dei meccanismi reali dell'economia, però almeno riesce a comprendere anche i limiti dell'economia, riesce a vedere che non è, come usava dire una volta, il solo mondo possibile o la sola economia possibile. Ecco, per queste ragioni, torno a ripetere con Bertolt Brecht, poi mi fermo, ciò che accade sempre non trovatelo normale. Ecco. Se avete delle domande, anche alla luce delle vostre... conoscenze. Poi sarebbe anche interessante, ma sarebbe un discorso a sé, il modo in cui Aristotele e Tommaso criticano l'usura, ad esempio. L'usura, che forma economica è? Prego. Dunque, giustissima domanda. Intanto io ragionerei, appunto, restituirei filosoficamente alla discussione razionale il concetto di evoluzione e di involuzione, o se volete di progresso, perché poi è questo che si parla. Dopo i moderni si può tornare ai greci oppure no? Questa è una domanda sensatissima, ovviamente. Uno potrebbe dire no, perché siamo andati oltre e non si può tornare indietro. Ecco, però qui forse bisognerebbe distinguere fra il progresso delle scienze e il progresso della cultura e della filosofia, se volete. Perché nelle scienze è chiaro che c'è una linea di progresso in ragione della quale dopo Copernico non potete tornare a Tolomeo, evidentemente, pena il procedere, come dire, in maniera chiaramente falsa. Ma forse dopo i romantici si può ritornare alla filosofia di Platone oppure no? Questa è una domanda più, secondo me, più difficile da risolvere. Difficile, che sicuramente oggi l'ordine del discorso generale sia un ordine del discorso più prossimo a quello dei romantici in senso lato e non a quello di Platone, è ovvio ed è giusto che lo si sia riscontrato. Però ecco, forse non è sbagliato recuperare dei greci, attenzione,
dei greci non bisogna recuperare tutto, se no ci troveremmo a dover recuperare anche la schiavitù, il riconoscimento della barbarie di chi è straniero, l'inferiorità delle donne, cioè tutte cose che nella storia della coscienza umana sono state per fortuna superate. Però il concetto di giusta misura mi sembra uno di quei concetti che può essere fecondamente recuperato e che viene recuperato da alcune correnti anche economiche. Vorrei qui citarvi un autore molto importante, contemporaneo, che si chiama Serge Latouche, è un francese, scritto Latouche, col CH, Latouche, che ha fondato una corrente filosofico-economica, direi, o se volete di critica dell'economia in senso filosofico, che ha chiamato decrescita. Cioè, Latouche dice, in fondo siamo tutti figli, certo, del romanticismo, certo anche del cristianesimo, perché questa idea della infinitezza è un'idea sicuramente che la connotazione in positivo dell'illimite, dell'infinito, viene al mondo col cristianesimo. Però, dice Latouche, bisogna forse invertire la marcia, perché se seguiamo questo mito della crescita infinita, si produce una contraddizione che, dice Latouche, anche un bambino potrebbe vedere. Cioè, come facciamo a crescere infinitamente se il nostro pianeta, il pianeta Terra, è finito? Come può sopportare una crescita infinita? Si arriverà a un punto di non ritorno. Eppure, dice Latouche, ciò che anche un bambino capisce è invece respinto dalla fede degli economisti. Credo qui absurdum, potremmo dire, per ricorrere ancora una volta all'immagine religiosa, no? La fede degli economisti è tenace e a volte si scontra con verità evidenti. Allora Latouche dice, ma forse bisogna non più crescere. Oggi uno dei grandi miti del nostro tempo è quello della crescita, se pensate, no? Crescere, bisogna sempre crescere a tutti i costi. Anche questo andrebbe discusso, restituito alla discussione critica. Chi l'ha detto che dobbiamo crescere? No? Anche perché voglio dire che crescita è una vox media, perché si può crescere in positivo, anche in negativo. Anche un tumore cresce, per dirne una molto cruda. Ecco, bisogna semmai crescere in positivo tenendo conto del pianeta, tenendo conto del fatto che tutti dovrebbero beneficiare della crescita, o il più o il maggior numero possibile comunque. Ecco, e Latouche dice, ma il vero problema oggi è decrescere. Decrescere, perché se continuiamo a crescere in questi termini si produce la distruzione del pianeta. Quindi ecco, io non penso che la filosofia oggi, allo stato dell'arte, abbia soluzioni, per cui la domanda sollevata resta una domanda tutta da discutere, però credo che almeno abbia la funzione fondamentale di mettere in forza, mettere in discussione le certezze granitiche dell'economia. Ecco, questo che già non è poco, perché questi diventano poi dogmi indiscutibili, crescita, parole d'ordine come spending review, l'avrete sentita, no? Perché in fondo, perché bisogna fare sacrifici in nome dell'economia? Cioè il paradosso oggi è che se per Hegel l'economia era al servizio della vita della comunità, oggi sembra che la vita della comunità sia al servizio dell'economia. Pensate a quando fanno i prelievi forzosi per salvare le banche, come è successo mi pare a Cipro, o quando ad esempio gli stati falliscono e diventano debitori rispetto alle banche. Siamo fuori dalla modernità, perché se ci pensate la modernità con Hobbes nasce con lo Stato sovrano che non riconosce nulla di superiore a sé. Oggi invece gli Stati, ove ancora esistono, hanno le banche sopra di sé, l'economia appunto. Quindi vedete che sono discorsi che solo uno sguardo più di ampio raggio, quale è quello che dovrebbe fare la filosofia, può mettere in luce. Altre questioni? Io prego. Però non so bene come porla, cioè sono due discorsi diversi però relativamente collegati. Cioè, in primo luogo, per quanto insomma, mi sembra, la logica di mercato appunto è molto
interessante quello, gli esempi a cui non avevo mai pensato, invece io mi ha rilevato anche del fatto che il nostro sistema educativo si basa su debito e credito. Ecco, in una società come è strutturata la nostra, in cui praticamente, almeno credo, praticamente l'economia diventa proprio un'etica e una morale, cioè tutto è veramente subordinato e anche la nostra stessa etica è subordinata all'economia, tanto da creare e sostenere un sistema antiumano, cioè da ciò come se ne esce. In secondo luogo, un'altra questione interessante è il ruolo della tecnologia nella nostra società, cioè adesso non l'abbiamo ancora studiato, certo. Però Marx dice che i proletari hanno la possibilità di ribaltare la società e creare una società socialista perché hanno nelle mani il potere, cioè loro sono necessari ai capitalisti e quindi hanno nelle mani la possibilità di ribaltare la situazione. Mentre invece in una società industrialmente molto più avanzata rispetto a quella di Marx, dove tutto praticamente è tecnologico e non c'è più la manodopera, ma quello che abbiamo rimane sostanzialmente il pensiero, e quindi non si parla più di alienazione in un certo senso, ma e in cui anche la tecnologia invade ogni parte della nostra vita e del nostro pensiero, tanto da quasi non avere una seconda, una dimensione individuale. Come si esce da ciò? Certo, beh, le domande sul come si esce sono sempre molto problematiche, perché sì, beh, certo, cioè, sono difficili. Che fare, come diceva, esatto. Lenin, che fa? Però, dato che io non sono Lenin, vi mentirei se vi dicessi che ho una risposta, no, nel senso che chiaramente è molto più complessa oggi la situazione rispetto ai tempi di Marx, intanto perché Marx aveva di fronte a sé una classe dai contorni più o meno precisi, proletari. Oggi chi sono i proletari? Sono i lavoratori precari, sono i disoccupati, sono gli operai di fabbrica che diventano privilegiati rispetto ai precari e disoccupati, peraltro oggi. Anche la categoria di proletariato, un tempo proletariato perché avevano l'interesse a fare figli da mandare a lavorare, oggi le classi più disagiate sono quelle che non possono più permettersi di fare figli, quindi si è rovesciato si è invertita la tendenza. Dico solo due ultime cose, poi vi lascio fare l'intervallo tranquilli, per cui questo è un problema abbastanza serio. E poi soprattutto, se Marx aveva investito, usiamo anche qui un termine non neutro, vedete come ritornano questi termini anche quando non ce ne accorgiamo, se Marx aveva pensato che il proletariato fosse una classe in sé e potesse diventare per sé, cioè una classe che c'è e che può avere la coscienza di esserlo e quindi di lottare per le proprie rivendicazioni, oggi non solo manca una classe in sé perché è frastagliata, frammentata anche, no? Si creano lotte all'interno degli ultimi, no? Pensate, i disoccupati vedono i proletari di fabbrica, i lavoratori di fabbrica come privilegiati rispetto a loro, oppure il disoccupato italiano vede nel disoccupato straniero non uno che sta nel proprio stesso livello, ma un nemico, no? E quindi si crea una frammentazione fra gli ultimi, no? Anziché una classe unitaria. E quindi è molto difficile da questo punto di vista. Bisognerebbe partire di nuovo dalla cultura, cioè dalla coscienza critica del presente. Ciò che ovviamente il potere, uso questa categoria che andrebbe discussa, mira a rendere impossibile distruggendo il liceo classico, distruggendo gli elementi culturali, facendo di noi dei puri calcolatori senza pensiero. Ecco, questo è l'obiettivo generale, per cui gli studi classici sono fondamentali, siete dei privilegiati a poter studiare il greco e siete dei rivoluzionari, anche perché oggi la rivoluzione significa mantenere un'identità critica, culturale e non allineata con il pensiero unico che solo calcola. Sulla questione poi della tecnica, qui si aprirebbe un mondo, quindi non posso affrontarlo, sennò dovrei fare una conferenza di nuovo da almeno 3 ore, quindi mi limito a dire che Marx pensa che la tecnica sia neutra e diventa malvagia quando viene usata capitalisticamente, cioè anziché
per liberare tempo per gli uomini, per costringerli a lavorare di più, tipo Charlie Chaplin, vi ricordate, le macchine. Io credo che sia discutibile questa tesi, la tecnica non è neutra, mai, ce l'ha insegnato Pasolini in Italia, ce l'ha insegnato Martin Heidegger, ce l'ha insegnato la scuola di Francoforte. Vi faccio un esempio, uno, e poi vi lascio andare. La TV è neutra, direbbe Marx, o non lo è? Ma certo che non lo è, in TV uno parla e tutti gli altri ascoltano, quindi è antidemocratica per sua essenza, no? Ma anche la radio, se volete. Quindi, come dire, la tecnica non è affatto neutra, ci induce già a entrare in un orizzonte di senso specifico e non neutro. Grazie, grazie a voi tutti.